MW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do, I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day, I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I'm OMW. Ben ritrovati amici di Gol Television, puntata numero 389. Caro Marco Lanza, oggi andiamo al mare in tutti i sensi. Oggi andiamo al mare, ma oggi sono contento perché possiamo dire che il Golfo del Nord e quello del Sud si incontrano per spiegarci novità, situazione, eccetera, eccetera. E quindi chi può parlare meglio di due ospiti che sono veramente di altissimo livello? Tra l'altro nord-ovest, allora ve li presentiamo subito con questo totale, li vedete già inquadrati. Francesco Scrofani, vicepresidente del Sicilia Etna Golf, posto meraviglioso, due passi da Taormina, siete sotto l'Etna, cioè è un posto meraviglioso dove si mangia, vabbè, malissimo, però che non è vero, chiaramente io scherzo sempre. E poi con Fabrizio Pagliettini, il direttore, io lo chiamo, direttore di Golf Rapallo, un carissimo amico, ma soprattutto un grande professionista di golf, veramente, in tutti i sensi. Grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, grazie. Bella puntata, Rapallo, la Sicilia, qui si parla di mare. Sembra un po' di essere a casa qua, devo dire la verità, mi trovo veramente bene, sono felicissimo di essere qui. Allora, partiamo dall'ospite più lontano, Francesco Scrofani. Ci sono tante novità, voi avete acquisito il golf, il picciolo, un anno fa circa? Sì, un anno fa abbiamo iniziato le varie acquisizioni, abbiamo preso il campo, la clubhouse e nel mese di marzo di quest'anno abbiamo completato quello che era il piano di investimenti, acquisendo anche il resort. Quindi a questo punto potete venirci a trovare, abbiamo altre 98 stanze. Però. E questo per noi è molto importante, perché a questo punto possono concretizzarsi tutti i progetti anche di collaborazione con i nostri amici di Rapallo e tanti altri golf club su al nord, per poter creare tutta una serie di scambi di golfisti, di occasioni per poter noi venire a visitare un po' È giusto fare sistema, assolutamente, perché non muovendosi i grandi vertici sono i circoli che si muovono giustamente e creano un futuro per il golf italiano. Altrimenti qui continuiamo a parlare di rider, ma poi dico cose concrete per avere turisti, giocatori che si muovono, diventa un pochino più difficile. Tra l'altro vedremo molte immagini già dei nuovi lavori che avete fatto e le vedremo man mano che racconterai del picciolo. Pagliettini, come possiamo salutare questa novità siciliana? Qua siamo felicissimi anche noi a Rapallo, perché comunque è vero che è importante investire nel cercare di fare un flusso di turisti maggiore, è vero anche che è molto importante dare un valore alla quota sociale in molti club e riuscire a creare delle sinergie che danno delle opportunità ai soci di vacanze, di periodi di golf in altri club, aiuta tantissimo. Molti circoli questo l'hanno capito da molto, si sono consorziati. A Rapallo stiamo cercando delle collaborazioni con circoli di eccellenza in location di eccellenza, proprio per dare la possibilità anche ai nostri soci di poter dar valore alla quota sociale. Quindi benvenga questa bella collaborazione con il picciolo. Beh, tra l'altro anche il vostro è un campo storico del golf italiano. Sì, riteniamo di poter dare anche noi per contro un contributo importante a qualsiasi altro club, a qualsiasi altro realtà golfistica che si avvicina alla nostra. D'altronde parliamo di un circolo che ha 92 anni di storia e soprattutto una location estremamente particolare, vicinissima all'autostrada e nel cuore di una città, quindi abbastanza rara. Siamo in città.
Infatti non è mai facile arrivare da voi per noi esterni quando organizziamo i nostri eventi, anche perché questo weekend siamo lì da voi, ma perché essendo in genere tanti turisti, insomma, sì. Beh, per sì. Fortuna lavorate bene a livello turistico, gli alberghi sono sempre belli. Sì, c'è anche, anche con loro c'è una bella sinergia, negli ultimi soprattutto 10-15 anni si è creato questo rapporto che dà la possibilità anche di lavorare in stagioni magari non di grandissima frequenza. Ben sappiamo che il golf abbatte questa barriera, no? Nel senso, va bene anche d'inverno. Allora chiedo un aiuto alla regia, io anticiperei un attimino la prima pausa del programma, perché così almeno non siamo costretti ad accelerare una risposta dei nostri ospiti. Restate con noi, ci rivediamo tra poco perché c'è veramente tanto di cui parlare, ma ci saranno anche i nostri servizi, quelli dedicati al maestro Dice, alle regole del golf, insomma, a tra poco. E poi qui si parla di circoli al mare, lanze ultra bronzate, insomma, qui come se tu non lo fossi, insomma. Se la giocano in casa. Allora, regole del golf, abbiamo il momento del nostro professore, Roberto Ballini, presidente dell'AIAG, l'Associazione Italiana Arbitri di Golf, nonché arbitro internazionale. Oggi la differenza cos'è? Piazzare o riconoscere la palla? Piazzare o riconoscere la palla, una regola molto importante perché ancora qualcuno trova qualche difficoltà. Da Golf Television e da Roberto, ciao a tutti. Gaetano da Versa ci pone questa domanda. La mia palla è sul fairway, periodo in cui si può piazzare, e mi chiede, per piazzare devo marcare la palla. Per piazzare la palla non è necessario marcare, la si piazza entro la distanza perché il punto di riferimento è la posizione della palla. E poi soggiunge, ma se io volessi alzarla per riconoscerla, vabbè, allora se vuoi riconoscerla, marchi la palla, la alzi, senza pulirla e riconosci la tua palla e la ripiazzi. Se poi in questo momento sai che ti conviene anche piazzarla, hai alzato la tua palla, dopo che l'hai marcata, l'hai riconosciuta e poi la piazzi nella posizione. Nessuno ti vieta di fare questa cosa. Se, ribadisco, la palla in questa posizione, tu decidi cosa fare, per prima cosa vuoi piazzare la palla, mentre dici piazzo la palla, la riconosci e poi la piazzi in questa posizione. Non c'è nessun problema. Mi viene in mente questa domanda: se è nato prima l'uovo o prima la gallina. Dipende sempre dall'intenzione che il giocatore ha. L'intenzione tua era quella di alzarla e riconoscerla prima di marcarla, marchi la posizione, la alzi e la riconosci. Vuoi farlo in contemporanea perché si può piazzare la palla? Non c'è nessun problema. Da Golf Television e da Roberto, buon golf a tutti. Francesco Scrofani, un bilancio di questo inizio, diciamo, di acquisizioni nel golf che vi stanno dando comunque grande soddisfazione, perché siete in grande crescita, credo. Assolutamente sì, siamo veramente soddisfatti, un po' per la risposta, perché a seguito di tutta una serie di lavori, interventi fatti, stanno aumentando il numero dei soci, dei golfisti che si sono riavvicinati e soprattutto dei neofiti. Per noi non saranno grandissimi numeri, ma avere intorno ai 40-45 neofiti in Sicilia che si avvicinano al golf perché c'è una nuova organizzazione è una cosa che a noi dà tanta soddisfazione. E aggiungo, la cosa più bella è vedere tanti ragazzini. La nostra Academy con il maestro Marra e un altro maestro PGA, Pier Giorgio, che abbiamo fatto arrivare dagli Stati Uniti, perché poi non trovavamo in effetti in Italia tanta disponibilità a spostarsi al sud, ci sta dando soddisfazioni. Abbiamo molti ragazzi che ormai il sabato, la domenica invadono il campo, almeno invadono il campo perché portano tanta gioia nelle aree ovviamente a loro riservate, e quindi grande soddisfazione. Fabrizio, una cosa che tu non sai, ma i fratelli Scrofani, oltre ad acquisire il campo, la clubhouse, l'hotel, hanno costruito un nuovo campo pratica a pochi chilometri dal golf.
E quindi questo cosa vuol dire secondo te in un momento come questo del golfo italiano? Vuol dire avere una lungimiranza importante, basilare, per tutti quelli che vivono nella loro zona, perché avere un campo pratica dà molta più facilità di accedere al club e allo sport, e fa nascere quel sentiment, quella voglia di poter avvicinarsi a uno sport che ancora oggi facciamo fatica a rendere molto popolare. Soltanto facendolo provare si riesce, quindi trovo un'ottima idea. Abbiamo visto che nelle città dove sono nati dei campi pratica, ma nella stessa nostra zona, a Ligure, a Genova, ci sono due campi pratica che funzionano benissimo, e questo ha fatto il bene non soltanto di Rapallo ma anche del Basso Piemonte, perché chiaramente creano dei giocatori che poi, incuriositi da questo meraviglioso sport, si avvicinano ai circoli vicini. Ecco, fare sinergia oggi nel golf, voi ne siete un esempio, ma poi so che ad esempio come Sicilia Setna avete allacciato diversi accordi, un po' come Rapallo. Ecco, credo che questo sia importante per garantire anche un futuro al golf, dando un ottimo servizio ai propri soci. Perché... Assolutamente sì. Intanto da un punto di vista turistico si crea destinazione. In Italia, se ci paragoniamo alla Spagna, vabbè, tutti noi sappiamo che non esiste una destinazione italiana in questo momento, se non in parte il nord, e quindi turisticamente una destinazione la si crea anche unendo i circoli del nord e del sud che lavorano tra di loro. Per quanto riguarda i nostri soci, ovviamente è un vantaggio importantissimo, e speriamo lo sia anche per i soci di Rapallo da un lato e degli altri circoli, potersi spostare e conoscere delle destinazioni che non sono solo golf, ma è anche quello che gira attorno al golf, quindi l'enogastronomia, il turismo in generale. Da noi abbiamo l'Etna, ma la Liguria, vorrei dire, tutti noi la conosciamo, è una meta eccezionale, e quindi unire le due cose crea sviluppo sia nel mondo del golf che in tutte quelle le attività che girano attorno. Ecco, Fabrizio, c'è un aspetto un po' curioso a Rapallo, perché si parlava della buca 14 bis, abbiamo delle fotografie, delle immagini, tra l'altro di un'inaugurazione che avete fatto. Sì. Me lo racconti? Sì, sì, cosa è successo? Noi teniamo moltissimo alla tradizione, alla storia, che dà la possibilità però di migliorare il presente e il futuro. Questo legame è fondamentale. Chi ha la storia se la deve tenere molto stretta e cercare di utilizzarla per dare ancora di più in prospettiva. In questo caso è stata una situazione molto carina. C'è questa buca che fa parte dell'old course del golf di Rapallo, nato a 9 buche, era la buca numero 5 di quel percorso. Poi per anni, dagli anni 60 in poi, quando il campo da golf si è ampliato, è rimasta una buca di riserva che si giocava principalmente d'inverno, quando non si potevano giocare per drenaggio le buche 10 e 11. Poi, una volta migliorati quei drenaggi, era una buca che si giocava ogni tanto quando c'era bisogno per manutenzioni esterne. Abbiamo ridato una dignità sportiva a questa buca con un rifacimento del tee di partenza, un rifacimento totale dell'area del green a circa 90 metri dal tee, ma soprattutto abbiamo dato anche un esempio anche alle autorità che erano presenti di come sia possibile costruire una buca di golf anche in un terreno arido di spazio come quello ligure, soltanto con un tee e un green, e renderla una delle buche più difficoltose e delicate del campo, perché quando arrivi lì con 13 buche alle spalle, magari giocando una medal, soprattutto quando ero giovane le medal si giocavano spesso, io di score stracciati in quella buca l'ho trovato molto, perché c'è proprio un vuoto di 80 metri che crea una grande... Hai detto una cosa per la quale io e Marco ci siamo un po' illuminati gli occhi, perché adesso andiamo in pubblicità, però hai detto bene, un tee è una buca e crea in spazi anche angusti qualcosa che ha a che fare col golf. E noi ogni tanto siamo felici perché abbiamo scoperto dei nuovi amici che sono a Imola, si chiama il Golf Zolino, di Zolino. Imola, 260 soci, un piccolo terreno a discarica, sono fatti dal comune, il risultato sono tutti par 3 con il battitore e i green in sintetico, si divertono come dei matti, vanno a giocare, portano benefici al golf dell'Emilia-Romagna, anche se qualche circolo magari se ne dimentica dell'Emilia-Romagna e non gli dà il prezzo convenzionato per il green fee, quello è un peccato, perché smorzano un po' il crescere del golf, e questo sinceramente non è bello, ma ti assicuro che sono fantastici, 260 soci giocatori di golf a Imola. Pensate. E questo, ecco,
li abbiamo scoperti, sì, e sì, li portiamo come esempio, perché il golf se deve crescere, vuole crescere, deve passare anche attraverso queste realtà che sono bellissime. Tu l'hai detta giusta, un tee, una buca e si gioca a golf e ci si diverte. Restate con noi, parliamo di golf ancora tra poco. Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day, I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I'm OMW. Francesco Scofani, parlavamo prima della trasmissione, c'è un buon giocatore di golf. Sì, beh, ecco, sono giocando in forma, bene. Sono in forma, no, fortunato. Allora dai subito qui, sai che quanto è di handicap? No, non è un grande handicap. Senti, le sfide con tuo fratello vanno bene? Sì, sì. Vinci, sì, tu? Vinco io, al momento, poi... Fabrizio, tu invece i ferri li prendi, ma non ancora io, ogni tanto... Io sono, no, un regista, non sono un attore. Vabbè, io gioco 15, non è che è un grande handicap. Ah, vabbè, però beh, l'importante è divertirsi. Bravo. Questo... Ah, no, perché io volevo chiedere se preferite giocare con i ferri o con gli ibridi. Allora lo facciamo dire a Carlo Zappa nella nostra rubrica settimanale. Il maestro dice, andiamo a vedere. Amici di Golf Television, ben ritrovati dal Golf Club Carimate. Giorgio da Barlassina ci dice che vede nelle sacche sempre più rescue rispetto ai ferri. È convinto che i ferri siano più precisi. Questo non è così semplice da andare a dire, perché ogni giocatore deve costruirsi una sacca su misura. Quindi c'è il giocatore che preferisce essere un giocatore di legni, c'è il giocatore che preferisce essere un giocatore da ferri e c'è chi preferisce avere gli ibridi. L'ibrido è un bastone che è un po' intermedio tra quello che è il ferro e quello che è il legno. Ha il loft di un ferro, però ha il lie del legno, è largo quanto un legno, quindi scivola parecchio di più. Ogni giocatore deve potersi costruire la propria sacca. A proposito degli ibridi, noi andiamo a vedere che se prendiamo i ferri bassi, probabilmente ferro 3, ferro 4, ferro 5, per quanto riguarda anche le donne il ferro 6, ci sono degli ibridi che prendono il posto dei ferri. Ibrido 2, ibrido 3, ibrido 4, che prendono anche il posto dei legni. Quindi se io gioco con un ferro 3, probabilmente il ferro 3 fa la stessa distanza di un legno 7 e fa la stessa distanza di un ibrido 2. La mia bravura è quella di andare a capire che tipo di giocatore sono, con cosa riesco a essere più ripetitivo, qual è quel bastone che mi rende lo swing più facile. E quindi vado a scegliere il bastone da mettere in sacca. Se io posso avere un ferro 4 che mi sostituisce un legno che ha 23 gradi, mi sostituisce un ibrido. Devo capire che tipo di giocatore sono. Personalmente sono un giocatore di ferri, ci sono giocatori che preferiscono avere gli ibridi, ci sono giocatori, soprattutto i principianti, che preferiscono avere i legni, sono un po' più larghi, alzano con più facilità la palla. Vi aspetto alla prossima puntata.
Vabbè, abbiamo scoperto tutto adesso. C'ho più confusione io personalmente, no, però scherzi a parte. Allora, quest'anno il nostro circuito fa visita a entrambi. Questo weekend siamo a Rapallo insieme ai soci della Liguria e ad agosto saremo in Sicilia. Ma come vanno i vostri calendari gare? C'è ancora gente appassionata che fa gare, che le segue? Assolutamente sì, devo dire la verità. Noi abbiamo un calendario molto ricco nei weekend e poi durante la settimana si fa la garetta per i soci che ci tengono tantissimo, c'è una fortissima competitività, lì ci si gioca veramente l'onore e quindi sono sempre ben partecipate. E da un punto di vista proprio di gare più ufficiali abbiamo anche tante gare giovanili, per fortuna stiamo cominciando a spostarne qualcuna verso la Sicilia, che era un po' un territorio che da questo punto di vista era leggermente trascurato e quindi anche quelle sono estremamente ben partecipate. Ma stessa domanda sì, anche a te, sì, con un'aggiunta. Sì. Chi arriva da voi, ma siamo in estate, cosa trova quest'anno di importante? Allora, il discorso sul calendario gare è un po' complesso, nel senso che noi ogni anno abbiamo una novantina di eventi in tutto l'anno. È chiaro che negli ultimi anni il Covid ha fatto sicuramente qualcosa di negativo in questo, ma c'era già un processo in essere. La qualità delle competizioni è un po' in calo, lo dico a voi, lo posso dire con voi che avete una gara che è sempre stata su standard molto alti, con dei co-sponsor importanti, ci lavorate anche molto dietro per poter realizzarla, e c'è una tradizione anche alle spalle che dà solidità. Il nostro mestiere è diventato un po' più delicato perché dobbiamo andare a fare delle scelte a volte e magari puntare su determinate gare piuttosto che su altre. Questo perché? Non per essere per forza sempre a una qualità medio-alta, perché chissà che cosa dobbiamo ottenere, ma perché la gara è fondamentale per la vita sociale. E se il giocatore, noi vendiamo sorrisi poi alla fine, perché i giocatori di golf veri nei circoli poi sono una percentuale bassa, chi invece vuole giocare sabato e domenica vuole divertirsi. E per divertirsi non basta uno striscione o dei premi finali, ma ci deve essere dietro un'organizzazione che dia qualcosa in più. In questo senso sono un po' più scettico rispetto all'intervento precedente e dico, dobbiamo fare in modo, noi che siamo del settore, tutti quanti, di concentrarci su un miglioramento generale. I circoli ne hanno bisogno per far tornare la voglia ai soci di rifrequentare con assiduità. Cosa offre Rapallo? Un buon calendario, abbiamo delle belle gare da qua fino a fine anno. Ne cito solo una per non perdere tempo e non essere il classico ligure che toglie spazio agli altri, ma ne cito una per un motivo di cuore, poi mi conoscete. Abbiamo chiuso, grazie all'ok del nostro direttivo, un campionato di doppio di professionista dilettante, che sarà un ricordo particolare per Adriano Brizzolari e Michele Avanzino, che sono due delle colonne che ci sono sempre nel nostro circolo, ma fisicamente non sono più con noi. Allora, ritorniamo a parlare anche di quelle che sono le attrattive, perché scusate, ho un debole di un'altra parte. Allora, è chiaro che i circoli emergono nella bellezza del loro campo, nei sorrisi dell'accoglienza, e entrambi siete da Oscar, voglio dire, come realtà. Io ci metterei anche la parte gastronomica, perché molto spesso tutti si dimenticano che poi la convivialità anche con gli altri soci, con gli altri giocatori che non conosci, nasce anche a tavola, o sbaglio? Assolutamente sì. Cioè, lì noi, ho sfondato un portone aperto. Un portone, siete... assolutamente. Diciamo che in Sicilia di base si mangia benissimo. Sicuramente l'Etna è la zona di Castiglione dove noi siamo... abbiamo il campo, è una zona che sta crescendo anche tantissimo da un punto di vista enogastronomico, quindi l'idea che tutto il settore vitivinicolo, anche importante nazionale, si sta spostando nelle nostre zone, stanno acquistando tutta una serie di vigneti e quindi grandi produttori sono venuti lì da noi, lascia la possibilità di avere grandissima facilità nel fare degustazioni, nell'andare a visitare le cantine e quindi lì mangiare e bere
veramente alla grande. Beh, in Liguria io ho un debole per, al di là di scoprire prossimamente quello che sarà la Sicilia, che ha dei prodotti meravigliosi. Poi voi siete esportatori di prodotti siciliani. Sì, noi nasciamo lì. Voi avete questo marchio Sicilias che voglio dire, ormai da tanti anni porta in giro prodotti tipici, selezionati, e quindi di questo ne facciamo un vanto, e ovviamente nei nostri alberghi o ristoranti cerchiamo sempre di far sì che ci sia sempre un'alta qualità del prodotto, ma in Sicilia non è difficile da trovare, devo dire. Se invece parlo di Rapallo, c'è una lunga tradizione, perché lo si vede quando si mangia bene dal ristorante. Ecco, intanto questi sono tutti gli interni nuovi della Sicilias Etna Golf, perché avete rinnovato completamente, state facendo tanti lavori. E Fabrizio Pagliettini, invece, a Rapallo si mangia nello stesso modo da anni, è una lunga tradizione, perché il gestore del ristorante, credo che io vado via di bruschette con la ricetta e lo scoccarone, che sai che sono... È una bella lotta con la Sicilia, bel match. Sicuramente noi mettiamo come piatto di prima importanza il pesto, la lasagnetta al pesto, il pesce e le tue bruschette che ti piacciono alla grande. Quanti anni è che c'è lo stesso gestore? Comunque guarda, sono una trentina d'anni che è qua. E prima era insieme alla signora Magoni, che è stata il gestore storico per tantissimi anni, però lui frequenta il nostro club da 30 anni. Ecco, io credo che un circolo, Marco, che da 30 anni ha lo stesso gestore del ristorante, è chiaro che è un segnale importante. È un segnale importante sapendo come sono esigenti i soci a volte, per cui è vero. Sì. Perché è sempre più facile, credo, lamentarsi in casa nostra e elogiando quello che c'è fuori a volte, mentre non è così ovunque. Voi siete due esempi invece con soci che portano avanti come fiore all'occhiello la propria realtà, e questa è una bellezza. Ci fermiamo ancora un attimo? Ci fermiamo un istante, ci rivediamo tra poco, restate con noi. Ritorniamo in studio con Golf Television. Parlavamo prima di gare con i nostri due ospiti, l'importanza della gara e la difficoltà nel comunque cercare di organizzare o di avere degli eventi importanti. Con il nostro circuito Domina Golf Television Tour siamo stati di recente in Veneto, siamo andati alla Montecchia. Questo è quello che hanno ripreso le nostre telecamere. Domina Golf Television in Tour arriva in Veneto, siamo al Golf della Montecchia, a due passi da Padova, un circolo che ha ospitato tantissimi eventi, ogni anno importanti manifestazioni, ricordiamo anche lo US Kids, il Venice Open, che raccoglie tantissimi mini giocatori che arrivano da tutta Europa. Oggi giochiamo invece per il nostro grande evento finale, il The Invitational, dal 23 al 30 ottobre a Sharm el Sheikh. I vincitori delle tre categorie netto e il primo lordo saranno ospiti come di consueto, con volo aereo, soggiorno lì inclusi, pacchetto di tre giorni di golf, subito direttamente al grande evento finale, senza ulteriori selezioni. E adesso andiamo a vedere che cosa succede in campo. Al 18. Che bello! Sei contento? Sono contento. Ti posso fare i complimenti? Grazie. Sei contento di oggi? Sì, sì. Come stai? Giornata? Anche sì, non giocando tanto bene, però ho visto una bella giornata. Grazie per sponsor. Ci vediamo a Sharm? Penso di no,
Come mai? Sì, pagando, ho un impegno per quel giorno lì. Ho già un impegno. Ma il suo amico Roberto Gatti cosa gli ha detto della finale a Sciara? Roberto è stato entusiasta della finale a Sciara, anche perché ha portato a casa dei bei premi. Il migliore. Ah, il migliore, bravo. Pur non avendo vinto, portato a casa il miglior premio che c'era a Sciara, che non è poco. Cosa vuol dire disputare la finale Domina Sharm el-Sheikh? L'attaccamento al circuito arriva proprio dalla finale a Sharm, è stata un'esperienza molto molto bella, organizzata bene con tante persone che avevano voglia di giocare a golf, ci siamo divertiti, bel tempo, portato la famiglia, qualche premio portato a casa, il circuito successivamente è diventata la naturale evoluzione, molto molto bello, complimenti. All this doubt around me, damn it, look, I got it right. Don't you try to hear me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This a better life, you never tried, I bet it right. This a better life, you never tried, I bet it right. You been stuck, just where you at, because you never tried. Want a better life, I had a time, I bet it right. Yeah, I just took a chance and yeah, let me write. I just took a chance and yeah, I rolled the dice. Yeah, women, I'll be bad because the folk was nice. Yeah, I must admit that this ain't overnight. I just hit the devil with the jackpot. I'm in the snow, this in New England, but I'm die high. Now I'm not it for the music when I can't stop. Bravissima! Ain't gonna let me anywhere to ask me. Ask a favor. Un team di sole donne, senza uomini si gioca meglio? Molto meglio. Molto meglio. E perché? Perché gli uomini sono troppo lunghi. D'accordissimo. D'accordissimo, naturalmente. È stoltezza, non è coraggio, è stoltezza. Cos'è? Fammi capire, cos'è? Stoltezza. Cioè? Cioè, capacità di tirare questi colpi in assoluta leggerezza. Ma lui sta lì, ride e non l'ho visto pattare, come mai? Ha fatto perché lui ha chiuso fatto prima, perché quelli bravi chiudono con due colpi. Ah sì? Due colpi sì. Dal tee. Tutte oh! L'unica cosa che conta veramente. È anche molto molto a destra. Se puoi ricordo. Andare a destra è meglio, perché c'è un angolo migliore poi per arrivare alla bandiera. I smack my girl's ass. Tell her pinch me. It's hard to believe I made something from nothing. No hindsight discussions. I've been writing, I love it. No, dai, ce la stiamo cavando abbastanza bene, dai, sì. Nonostante la giornata, il campo pesante, i bunker pieni d'acqua. Comunque, dai, stiamo giocando. Golf è un'altra cosa, sicuramente. Bella giornata, bella compagnia, ma tiri ovunque. Sono il bogey, 4. E lei? Io ci ho fatto un doppio bogey, cazzo. Come mai? Perché non sono capace di giocare. Il primo colpo buono della giornata, diciamo. Quindi, però c'è ancora tempo. L'inizio non è stato dei migliori. Seven hours driving on the highway. Presidente Casati, lei lo possiamo definire un imprenditore del golf? Compatibilmente con i tempi, stiamo uscendo tutti da questi due anni di pandemia, però insomma noi abbiamo resistito abbastanza bene e devo dire anche ultimamente c'è un buon riscontro di grosse partecipazioni al golf, perché il golf ha questa caratteristica di potersi svolgere all'aperto e quindi molta gente si avvicina e quello che a noi interessa è fare gente ex novo, cioè soci ex novo, non portare via i soci agli altri club perché tutti abbiamo bisogno di mantenerci i nostri, ma veramente adesso siamo abbastanza soddisfatti perché nei nostri quattro campi dove abbiamo diciamo una sinergia, dove manteniamo un'unica direzione di amministrazione, e dobbiamo constatare con piacere che in effetti c'è un afflusso di nuova linfa. La nuova linfa sono i nuovi soci. Lei è anche uno dei personaggi più in vista, più importanti di Golf Impresa. Ci sono state delle novità ultimamente, come vi muoverete?
io non sono tra i più importanti, io sono un componente di Golf Impresa, sono vicepresidente. Golf Impresa è un consorzio che raggruppa tutti gli impresari di golf e devo dire che ultimamente sta crescendo molto, perché siamo vicini a più di quasi di 80 circoli. E questo perché? Perché dagli anni 60 agli anni 2020, dove siamo arrivati adesso, 2022, il golf si è trasformato, il golf non può più essere considerato un hobby, è un'impresa, né più né meno. Basta solo che pensiate gli impegni di capitali che ci vogliono per fare un impianto sportivo di golf, non è certamente quello che ci vuole per fare un campo da tennis. E noi Golf Impresa abbiamo un consiglio, attualmente sono entrati anche altri nuovi circoli molto importanti e cerchiamo di fare del nostro meglio. Certamente noi non abbiamo la potenza economica che ha la federazione, perché noi non percepiamo e neanche pretendiamo che ci diano tessere o altre cose, ma però vedo che la cosa sta proseguendo abbastanza bene, anzi vorrei dire con una certa soddisfazione, anche perché si stanno avvicinando a noi molti 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 circoli. Direi di iniziare senz'altro con un grosso applauso a tutta l'organizzazione di Domine Golf Televisione. Federico Giuseppe Castellaneta. Eccoli tutti i nostri vincitori, belli e sorridenti, soprattutto si sono divertiti per un'altra giornata di golf. Cosa avevi di curiosità, Marco, da chiedere? Ne avrei tante, ma mi piacerebbe nel prossimo blocco farvi fare una domanda. Tu la fai al grande direttore e lui... Ma c'è già spazio in questa, sì. Cominciamo con una allora. Benissimo. Fabrizio, cosa vorresti chiedere a Scrofani? Ma ha parlato molto dei giovani, mi ha fatto molto piacere sentire l'aspetto giovanile. Vorrei che mi dicesse cosa pensa invece della fascia over 60 e se ritiene che veramente sia la forza vitale su cui poter far reggere un impianto, un'impresa, come diceva prima Casati, come un golf con i costi enormi che ha. Beh, gli over 60 sono lo zoccolo duro dei nostri soci, ovviamente, penso in tutti i circoli. La mia domanda sarebbe stata: come fate a tenerli a bada? Ma questo è un altro discorso. Nel senso, noi siamo nuovi e quindi abbiamo ereditato un gruppo di soci, devo dire, molto positivo, che si sentono a casa spesso e volentieri, danno consigli. Molti sono positivi, vanno sempre presi in considerazione, sono quelli che tra di loro creano un po' la vita del circolo, riescono a far sì che anche nei tardi pomeriggi il circolo sia sempre vivo, che hanno più tempo ovviamente dei giovani. Aggiungo che il nostro circolo è un po' strano, nel senso che ha anche in questo momento uno zoccolo molto importante di soci che vanno in un'età tra i 40 e i 50 e sono molti sono neofiti, sono soci che in questo momento insieme ai figli stanno cominciando a popolare di nuovo il golf, e i soci over 60 li hanno, devo dire, accolti con grandissima positività e spesso ci sono dei flight dai quali le risate si sentono anche da lontano, anche se non si dovrebbe, però sì, è un mix molto importante, gli over 60 sono fondamentali. Allora, tra poco sentiremo invece la curiosità di Scrofani riguardo al golf di Rapallo. Restate con noi, Golf Television, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio. Allora, sono curioso di... Beh, la mia domanda in parte me l'ero giocata già prima, però quello che vorrei chiedere è: nella vostra storicità,
Cosa significa il passaggio generazionale? Nel senso, esiste tra i golfisti o è difficile che ciò avvenga? Allora, tanto appena verrai a trovarci ti renderai conto che c'è una clubhouse piccola, tutto molto concentrato, d'altronde nel 1929 non servivano certo degli spazi enormi. E il problema più grosso l'hai centrato prima, parlando degli over 60, cioè la coesione obbligatoria ormai, che è anche un vanto e un piacere, perché il golf per tanti anni non è stato un'opportunità, è stato un'altra cosa. Oggi è un'opportunità, ma è anche un'esigenza, quella di far entrare all'interno del club dal bambino di 6 anni fino alla persona over 60 e oltre, molto oltre over 60. Quindi con degli spazi ristretti, con delle offerte abbastanza limitate, perché noi abbiamo un campo da golf, 6 campi da tennis e una palestra, che per il nostro Tiguglio è un impianto straordinario, ma non riusciamo per adesso ad offrire di più. La difficoltà più grossa per chi ci lavora e per chi opera all'interno del direttivo è far veramente sorridere e star bene tutti. Questa è probabilmente la scommessa più grande, però è anche vero che è l'unica strada gestionale che porta a una sopravvivenza certa. D'altronde, ritornando anche su Casati, sappiamo benissimo i costi di gestione di un campo da golf e quindi è l'unico modo per poter veramente sorridere nel vero senso della parola anche come azienda. Ecco, adesso vi faccio venire a entrambi il mal di testa, che è una domanda che piace sempre anche a Marco questa. Ma se per 5 minuti vi diamo l'incarico di presidente della federazione, qual è il primo intervento che vorreste fare? No. No, ecco, non giocare con la palla attaccata all'albero, no, cambiando le regole. Ma dov'è che interverresti subito? Che magari oggi per mille ragioni, attenzione, sì, non è un'accusa alla federazione, altro che non lo fa, però dov'è che interverresti, che ritieni più importante e non si sta facendo magari in questo momento? Ma secondo me non si sta curando molto la futura generazione, cioè i giovani, e quindi la crescita, l'aiuto ai circoli per far sì che l'attività giovanile sia veramente attrattiva, e quindi anche lì ci vuole un aiuto sia di organizzazione, ma io parlo un po' forse più per il sud Italia, dove ci sono meno occasioni per i nostri ragazzi di andare a fare gare. Ecco, mi sentite un po' trascurati? Trascurati non è una parola che a me piace da imprenditore, però c'è una distanza che andrebbe colmata, sicuramente sì, i nostri ragazzi per andare a fare una gara devono prendere un aereo e quindi già è un gap importante. Noi come circolo ai più bravi, meritevoli, cerchiamo di aiutarli, però le famiglie hanno necessità di investire tempo, che è la cosa fondamentale, e danari per far sì che questi ragazzi possano fare un po' di esperienza. Ecco, lì la federazione potrebbe essere un attimino più presente, questo diciamo uno degli elementi. A te la parola. Domanda assai delicata, diciamo che... ex presidente dell'ITG per tanti anni e presidente della federazione. Ti rispondo proprio legandomi a questo ruolo che ho ricoperto con grandissimo rispetto del ruolo stesso. Secondo me bisognerebbe imporci momenti molto più importanti di aggregazione tra i club, riuscire a confrontarci. Ancora oggi siamo molto spesso delle isole in mano a delle iniziative che non sono sempre portate avanti da professionisti del settore, ma da persone che con sicuramente con uno spirito lodevole cercano, tra virgolette, di improvvisare delle soluzioni. Nel golf non si può improvvisare nulla e a mio giudizio dobbiamo confrontarci molto di più e esaltare delle peculiarità che nella mente della gente, non di noi che ci viviamo dentro, voi giocatori e noi che lo gestiamo, sono ancora molto distanti. La salute, la natura, l'aspetto familiare, la bellezza di riuscire a cementare delle amicizie, il fatto di spiegare il motivo per cui è lo sport più giocato al mondo, non certo perché ci sono i professionisti che vediamo alla televisione, ma perché c'è una serie di elementi imprescindibili che lo rendono unico. Secondo me questo messaggio non è ancora passato, non do la colpa a nessuno, è anche colpa probabilmente di noi club,
ma se tutti insieme, quindi se fossi nella presidente della federazione ti rispondo in 10 secondi, prenderei tutte le associazioni che già esistono e che invece che vivere su determinate situazioni personalizzate devono essere messe a un tavolo e cercare veramente di concretizzare la uniformità di un prodotto da offrire. Bello questo, perché è la prima volta che si parla delle associazioni, che sono uno zoccolo importante comunque del golf italiano, sì. mentre l'altro aspetto è chiaro che è quello dello sviluppo, fatto sì che l'attrattiva golf sia un po' 360 gradi. Però io mi chiedo, se voi circoli già siete impegnati a dover risolvere quotidianamente tutti i problemi dei soci, è inutile che le istituzioni, in questo caso la federazione, dica ma sono i circoli che devono fare. Forse un aiuto maggiore dovrebbe arrivare da lì, perché voi avete già il mal di testa a mantenere i soci che ci sono oggi e cercare di invogliarli a continuare a giocare a golf, il che è un dispendio di energia. Prima di finire vi posso fare una richiesta? Prego, con piacere. Mese di maggio dell'anno prossimo vi aspettiamo ancora qui a raccontarci di questa vostra esperienza, di come andate, e speriamo che voi ci possiate portare belle soddisfazioni e belle cose. Assolutamente sì, con tanto piacere. Assolutamente sì, l'impegno mio personale è riuscire soprattutto nel periodo invernale a far viaggiare i nostri soci e andare a scoprire la bellezza di un posto come quello che ci è stato presentato quest'oggi, e magari anche assaggiare qualche piatto. Assolutamente, che non la stessa intenzione mia personale e dei nostri soci. Ci proviamo. Assolutamente. Allora, grazie a Francesco Scrofani, vicepresidente della Sicilia Etna Golf, a Fabrizio Pagliattini, direttore del Golf Rapallo. Marco, l'appuntamento? La prossima settimana, e naturalmente non mi stanco mai di dirvi, seguiteci con le nostre gare. Gare anche 12 buche a Villa Paradiso e al Brianza, e soprattutto alle nostre trasmissioni, dove potete ascoltare veramente i grandi protagonisti del golf italiano. Grazie a tutti, buona settimana e buon golf. Arrivederci. Grazie. MW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I'm OMW.